Meglio non chiamare lui, insomma. Se no c'era con lui una trasmissione su altri argomenti anni fa, allora per quello. Sì, 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 sì. Figuriamoci, però non lo fa direttamente. Che dai, se oggi ci senti tanto. Io c'ero nella casa vacanza, ero della. C'hai quel countdown di prima? Così lo metto in tasca. No, ma figo. Sì, attenzione. Ben trovati a una nuova puntata di Nero su Bianco. Un tempo si diceva siamo adulti e vaccinati, un modo di dire molto famoso. Oggi il tema è diventato molto delicato, controverso, forse qualcuno dovrebbe dire non dovrebbe neanche esserlo, però lo è di fatto diventato. Anche alla luce del decreto legge che al momento è stato annunciato, che però ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi sui suoi contenuti specifici purtroppo non possiamo ancora, diciamo, esprimere opinioni o fare dei commenti, ci sono delle linee guida, quelle che insomma hanno fatto tanto parlare in queste settimane. Cercheremo sicuramente riusciremo a farlo, di spiegare, di chiaramente fare informazione, dando anche spazio alle varie posizioni su questo tema. Intanto saluto Piero Franchini, che è sempre qui con noi. Buonasera. E che è il portavoce del popolo, diciamo. Portavoce così. Del popolo. Io sono okay. Poi, il nonno portavoce. Saluto la dottoressa Maria Teresa Maurello, dirigente medico igiene e sanità pubblica della ASL. Buonasera. Poi Maristella, che è una mamma che noi abbiamo conosciuto in questi giorni. Sapete che è nata una sorta di comitato di genitori legato in particolare, credo, dalle mense era partito. Esatto. E poi però è diventato anche un modo per stare insieme, per confrontarsi anche su questo tema dei vaccini. E poi saluto anche la professoressa Laura Occhini, psicologa, insegna all'Università di Arezzo, al campus del Pionta, benvenuta, che ci aiuterà a capire, perché poi ovviamente molti dubbi, molte perplessità sono nate in questa era di internet, delle notizie che si leggono, e ci permetterà di capire magari perché alcune persone magari sono più sensibili, ecco, a qualcosa letto su internet, che non necessariamente, perché non si può neanche demonizzare, no, in toto il mezzo, non necessariamente appunto è qualcosa di sbagliato, però in teoria perché c'è più questa, diciamo, propensione magari a ritenerlo attendibile rispetto ad altri canali. Partiamo però intanto da alcune dichiarazioni della Lorenzini, se ci fate vedere un attimo, che comincia a, diciamo, anche a far capire un po' a tutti i soggetti che saranno coinvolti una volta che il decreto legge entrerà in vigore, poi dovrà essere convertito perché è un decreto legge ovviamente, e quindi poi il Parlamento dovrà convertirlo entro 60 giorni. Leggiamo, forniremo una specie di vademecum su cosa accade, quali sono i tempi, perché ovviamente abbiamo previsto una norma transitoria per questa fase del 2017 che eviterà qualsiasi tipo di problema burocratico alle famiglie, alle ASL e alle scuole. Appena uscirà il decreto faremo un'altra conferenza stampa in cui daremo tutte le indicazioni, perché nel decreto noi abbiamo previsto una corposa norma transitoria per quest'anno, sia per l'entrata a regime. Faremo delle schede in cui daremo tutte le informazioni ai genitori sui tempi, sulle modalità e sul certificato. Abbiamo avuto già un incontro con il presidente della conferenza delle regioni, Bonaccini, avremo un incontro con le regioni per cercare di uniformare al massimo il servizio. Poi viene chiesto alla Lorenzin, ma quando esce questo decreto, quando viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale? Il decreto ha preso la sua strada, la data di pubblicazione non dipende da noi, ma dal percorso che sta facendo. Ora andrà alla Presidenza della Repubblica, i tempi quindi sono quelli normali previsti dalla prassi. Allora, quindi sembra delineare appunto un quadro transitorio, perché comunque per le ASL sarà, al di là di quali saranno, no, le specificità concrete, le ASL avranno un lavoro ingente ulteriore, no? Immaginiamo di sì, soprattutto se, come sembra,
da quello che è comparso sulla stampa, visto che il decreto non è ancora disponibile per la sua piena valutazione, verranno richiesti alle ASL certificati attestanti le vaccinazioni eseguite. Già soltanto questo, considerando che avremo, diciamo, in mano l'arco che va dagli 0 ai 16 anni, lascio immaginare le migliaia di richieste che potenzialmente potremo ricevere. Pertanto immagino di sì, spero che al più presto possiamo prendere piena visione del lavoro che ci attende. Vogliamo spiegare, ecco, che cosa cambierà, nel senso che finora erano 4 i vaccini obbligatori e gli altri erano facoltativi, adesso diventeranno obbligatori tutti, cioè 12. Ecco, questa differenza tra obbligatorio e facoltativo prima che adesso, finché insomma non entra in vigore questo decreto, e se da un punto di vista sanitario, diciamo, questo renderli obbligatori tutti e 12, diciamo, è giustificato anche da cali di vaccinazione o comunque epidemie, ecco, questi due punti. Vorrei intanto osservare che le vaccinazioni non obbligatorie ad oggi non sono facoltative, ma raccomandate. Il concetto è molto diverso. Purtroppo, per lei come per moltissimi altri, tra coloro che leggono, insomma, viene scambiato il concetto di raccomandato come non obbligatorio, ma facoltativo, qualcosa a cui si può rinunciare. Di fatto l'iter che ha portato alla emanazione di varie norme che hanno offerto nel corso degli anni la vaccinazione, si parte dalla fine dell'Ottocento per il vaccino antimorbilloso, che poi nel 1980, essendo eradicata la malattia, non si è più somministrato. Abbiamo l'antidifterica dal 39, l'antitetanica dal 63, l'antipolio dal 66, l'antiepatite B dal 91, tutte obbligatorie. Dopodiché è cambiato un po' l'approccio fra cittadino e sistema che eroga le prestazioni sanitarie, nel senso che il cittadino deve essere reso sempre più in grado di scegliere e decidere le prestazioni sanitarie a cui intende dare il proprio consenso, la propria adesione. Pertanto la proposta deve essere fatta dall'ente, dal sanitario, il cittadino messo a piena conoscenza della prestazione dà la propria adesione. Quindi la raccomandazione non ha niente a che vedere con l'importanza della vaccinazione e della malattia che si vuol prevenire. È solo l'approccio normativo che è cambiato. Però che cosa è successo? Che mentre fino al 1994 i bambini che non venivano vaccinati potevano, o meglio, i genitori che non vaccinavano i bambini potevano ricevere una sospensione della patria potestà. Il bambino poteva essere vaccinato forzosamente dal Tribunale dei Minori e poi restituito alla famiglia. Successivamente al 94, in realtà, questo approccio è cessato, per fortuna, e è stata ammessa alla frequenza scolastica anche il bambino che non aveva le vaccinazioni obbligatorie effettuate. Successivamente, in pratica, anche la sanzione che veniva comminata allora ai genitori praticamente non è stata più applicata. Ma che differenza c'è fra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccomandate? Faccio soltanto un esempio abbastanza semplice. La vaccinazione antidifterica inserita dal 39 ha consentito di eliminare la difterite dal nostro paese. Penso che le giovani mamme non abbiano cognizione di che cosa sia la difterite. In altri paesi del mondo esiste ancora, ma da noi praticamente non si è più vista da molto tempo. Ed è una vaccinazione obbligatoria. La vaccinazione contro il morbillo è una vaccinazione raccomandata. Il morbillo esiste ancora, esiste nel nostro paese, è in corso un'epidemia che vede la Toscana fra le principali
regioni coinvolte e in Toscana sono stati interessati oltre 300 abitanti di varie fasce d'età, comprese i bambini sotto l'anno. Per cui, voglio dire, è una malattia molto grave, la più contagiosa che ci sia. Fra le sue complicanze c'è l'encefalite, c'è l'insufficienza respiratoria, c'è il deficit delle piastrine, quindi una malattia di tutto rispetto prevenuta da una vaccinazione, diciamo, in epoca pre-decreto non obbligatoria. Allora, volevo sentire appunto una mamma, che credo nessuno sia contrario, no, ai vaccini, no, in quanto tali. Quali sono le perplessità, ovviamente, di queste informazioni che sono state diffuse, che è l'unica che possiamo in questo momento analizzare di questo decreto? Allora, io sono propensa a fare i vaccini e sono d'accordo sul rendere obbligatori i vaccini che possano debellare le malattie importanti e pericolose, come diceva la dottoressa, il morbillo e anche il meningococco, tutte le malattie, diciamo, che contagiose, che portano delle conseguenze gravi. Quindi io sono favorevole ai vaccini. Probabilmente, diciamo, che lo farei solo, l'obbligatorietà la darei soltanto per quelli, come ho detto, potenzialmente mortali. Sì, pericolosi, non solo mortali. Volevo chiedere, ecco, questa paura che serpeggia, da che cosa dipende? Proprio da un approccio soggettivo psicologico? Allora, vorrei utilizzare dei termini che poi non sembrino eccessivamente forti. Parlo da un punto di vista meramente tecnico e scientifico. La paura generalmente nasce dal fatto che io non conosco quello che vado a sperimentare. Io non ho paura se conosco bene qualcosa, non ho paura se sono sicura che quello che vado a sperimentare, per quanto possa essere negativo, ha una soluzione. Cos'è che mi fa paura? Mi fa paura quello che non conosco. Questo fa paura a tutti, abbiamo tutti paura di ciò che non conosciamo e di ciò che ci è oscuro. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che molto spesso molti di noi, anche se un'esigua minoranza, perché questo va ricordato, le persone che hanno un atteggiamento negativo nei confronti della vaccinazione di massa e nei confronti dei vaccini è una minoranza. Questo è appurato, no? Ad oggi è una minoranza esigua, una minoranza pericolosa però, perché rischia di far cadere quella percentuale di copertura vaccinale che permette sostanzialmente la non diffusione di una malattia. Alla paura di qualcosa che non ci è noto si aggiunge anche l'estrema facilità con cui noi accediamo a delle informazioni che non sono né oggettive, né scientifiche, né veritiere. I famosi fake, le bufale, le vogliamo chiamare bufale, che forse è un linguaggio comune a tutti, che aumenta il livello di ansia, confonde le idee a chi ovviamente non ha le basi scientifiche per comprendere un fenomeno e aumenta la diffusione di informazioni false. Cioè internet, i social network, i meccanismi tipici del social network sono estremamente diffusi, hanno una diffusione altissima, sono estremamente rapide le informazioni e i tempi con cui l'informazione passa e hanno una caratteristica particolare, sono semplici. Quindi penetrano più del... Esatto, diciamo. Mentre un articolo scientifico che parla di vaccini, che parla di virulenza dei vaccini, che parla di soluzione alla malattia, è un articolo complesso da decodificare, a meno che uno non abbia studiato medicina. L'informazione che passa su internet o su Facebook sulla la negatività del vaccino è estremamente semplice. Allora, prima di sentire Piero, siamo andati a sentire in Valdarno, in questo caso, la nostra Chiara Salotti ha fatto un giro proprio per ascoltare così passanti, quindi le persone. Sentiamo che cosa è venuto fuori. Chiederle cosa ne pensa del decreto approvato che prevede l'obbligatorietà dei vaccini per l'iscrizione scolastica,
Ecco, cosa ne pensa? Non, sinceramente non glielo saprei dire. Per cose, per vaccini importanti, insomma, cose gravi, senz'altro. Per altre, io sono un po' vecchiotta, per dire. Il morbillo l'ho avuto, ma senza avere complicanze, varicella lo stesso e altre cose. Penso che vaccinare, la persona, non me ne intendo, ma penso si indebolisca un pochino dentro. Per cui forse sarebbe bene fargli fare cose più leggere, fargli fare un po' il suo sviluppo. Ecco, 12 vaccini obbligatori, altrimenti non potranno iscriversi a scuola i bambini da adesso in poi. Questo è vero, non lo so, bisognerà che decidano. Io, per fortuna io non ce l'ho, bisognerà che decidano un pochino il coso. Da un lato sono un po' contraria per tante cose, ecco, per quelli un po' più, che presumo un po' più leggeri, che devono fare il suo sviluppo, per tante cose più importanti, il coso penso ci siano senz'altro. Sono favorevole, a parte lui ancora è piccolo, quindi, però sono favorevole. Ecco, saranno obbligatori nel caso, insomma, un genitore dovesse decidere di non vaccinare, si rischia anche una sanzione bella alta e la sospensione della patria potestà. No, no, io sono, ti ripeto, sono favorevole e non sono contraria. Anzi, io l'ho fatti tutti finora, per l'amor del cielo. Se ci sono vuol dire che vanno fatti. Sto a favore, davvero. Sì, sto a favore. Penso sia giusto, a mio avviso. È un argomento un po' soggettivo e ci sono... O penso anche giustamente pareri discordanti, però io lui li ha fatti tutti, ecco. Penso che credo nell'immunità di gregge, quindi lui che può farli, secondo me è giusto che li faccia. Ecco, nel caso un genitore dovesse decidere di non vaccinare il proprio figlio, rischia anche una sanzione o addirittura la sospensione della patria potestà. Non so, sinceramente penso che siano... È una decisione sia in un modo che in un altro che comporta molte responsabilità e quindi non so sinceramente cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Penso che uno in cuor suo debba prendere la decisione che ritiene più opportuna. Ecco. Sono d'accordo, lo trovo una forma, devo dire, abbastanza evoluta di integrazione anche. Io sono per vaccinare comunque. Secondo lei cos'è che spaventa ad oggi le persone in tema vaccini? Comunque sta calando il numero dei vaccinati. È che non abbiamo più sicurezza nella sanità. Questo è c'è troppi casi, troppe cose insomma, che fanno dubitare insomma, alla sicurezza. È importante, noi abbiamo una bambina piccina, bisogna tutelarli insomma, con la salute. Ecco, secondo te cos'è che spaventa le persone in questo momento in tema vaccini? Comunque è in calo il numero dei vaccinati, se ne parla molto. Allora, secondo me la poca informazione sugli effetti collaterali magari è questo che può spaventare una bambina, cioè a un genitore rispetto a un bambino. Secondo te ci sarebbe da fare più informazione? Sì, decisamente sì. Ci sono pareri discordanti, c'è chi dice che iniettare il batterio dentro il corpo del bimbo può favorire il fuoriuscire della malattia, perché forse ci sono stati vari pareri anche dei medici, sentiti quelli contrari e quelli favorevoli, forse la gente si spaventa e ha paura che sia peggio non farglielo che evitare, ma io no, non credo, almeno spero. Almeno spero. Allora Piero, hai sentito un po' di voci, che cosa ne pensi di questa storia? Ma dunque, questa storia praticamente, ecco, quello diciamo, quelle interviste rappresentano appunto ciò che la gente pensa, quindi la gente dice. Però magari davanti alla telecamera certe altre cose non le dice. E cioè, di solito quando ti dicono che magari la mancanza di fiducia verso chi dovrebbe gestire bene la sanità, e invece tante volte magari di fronte a certi casi che accadono, noi abbiamo appunto degli imbonitori, perché politici che sono pagati per fare questo, e io l'ho sempre detto, quindi no, cioè, e che sono lì i capi diciamo delle strutture che purtroppo, e dovrebbero invece secondo me fare più chiarezza, perché certe volte magari io ho visto, per dire, varie discussioni magari che succedono magari anche da parte di medici che lavorano in importanti strutture e che magari qualche volta si provano a dire un qualcosa di quello che non va e vengono redarguiti in modo molto molto brusco, molto, per dire, da chi politicamente è messo lì
e probabilmente non so quante capacità ha di conoscere bene quello che effettivamente di cui si parla. Ecco, io quindi quello che dice la gente è questo, quando ci troviamo nei bar, dove ci troviamo fuori, la gente dice questo. E la mancanza di fiducia è appunto perché questa, il modo politico di incancrenire un po' tutte le cose e probabilmente sono, ecco, è dato questa mancanza di fiducia. Poi è chiaro che vediamo che dopo prendono campo fattucchiere, maghi, come abbiamo visto, omeopatie, eccetera, eccetera, e succedono veramente delle sgarbi. Però anche là dove la sanità dovrebbe essere gestita bene, spesso e volentieri succedono delle cose che non dovrebbero succedere, per mancanza magari così di attenzione, per mancanza appunto di informazione, e quindi questo è quello che poi dopo fa aumentare questa disfiducia appunto sulla gente. Ma io credo che però la gente tutto sommato poi va a finire che vaccina il figliolo, vaccina il nipote, per dire. Però ecco, mancanza di chiarezza e soprattutto mancanza di fiducia. Allora, rilanciamo con la dottoressa alcuni di questi temi, ecco, tra cui questo della, diciamo, della informazione. Cioè chi va a vaccinare, spesso abbiamo sentito dire di, ecco, che non c'è questa informazione, ecco, poi ne parleremo magari anche di queste reazioni chiamate avverse, no? Però quando si va, si sente dire, insomma, racconti, chi va a vaccinare, non è che c'è una grande, tendenzialmente, parlo in generale ovviamente, non parlo della situazione di Arezzo, non c'è una grande informazione, no, su quello che è il vaccino, a cosa serve, se va bene anche per quel singolo caso. Cosa si può rispondere a chi ha questo tipo di timore? Allora, intanto facciamo una premessa. Quando una vaccinazione viene inserita nel Piano Nazionale Vaccini e poi magari nel calendario regionale, ha dovuto superare una serie di vagli e valutazioni che ne valutano l'effettiva opportunità, la necessità a fronte di altre possibilità preventive già disponibili, il rapporto costo-beneficio fra la sua introduzione e la non introduzione, la sicurezza che il prodotto presenta, perché prima della registrazione i vaccini devono superare una serie di fasi molto stringenti, e la sorveglianza continua anche dopo che il vaccino viene messo in commercio e quindi distribuito su una popolazione più ampia. C'è un'attenzione, una sorveglianza attiva in questo caso. Per cui è difficile che una vaccinazione venga introdotta se non è utile o opportuna. Ecco, non è che vengono buttate lì a caso. E poi nel corso degli anni abbiamo avuto modo di verificarne l'efficacia e quindi sia in termini di riduzione di sofferenza, di costi sanitari e di benessere in termini di salute. Naturalmente, come per altri farmaci, è necessario che la persona, prima di essere vaccinata, venga in qualche modo valutata, viene fatta un'accurata anamnesi. Sulle vaccinazioni con invito vengono indicati dei siti o allegati degli opuscoli informativi che consentono al genitore di poter valutare. Inoltre la Regione Toscana ha avviato una campagna di informazione in ambito proprio regionale, quindi più ampio, che si chiama Dammi un vaccino. E la testimonial è una bambina che sporge le labbra per dare un bacio. Se i genitori hanno l'opportunità di entrare nel sito della Regione e dare la ricerca Dammi un vaccino, hanno la possibilità di acquisire le informazioni per tutte le vaccinazioni pediatriche, in particolar modo che cos'è la malattia che si vuole prevenire, quali sono gli effetti collaterali della vaccinazione che viene proposta e tutte le informazioni che quindi possono essere utili al genitore per prendere una decisione. Nel caso, è capitato, no, di vaccinare, immagino, di portare a vaccinare una bambina, ecco, si è sentita necessaria, diciamo, informata, cioè era soddisfatta dell'informazione ricevuta o no? No, perché la mia bambina per l'appunto ha avuto una reazione avversa. Di che tipo? Cutanea. Sì.
All'inizio chiaramente non si era capito perché la bambina piangeva, poi il medico che ha effettuato il vaccino è venuto a vedere e aveva appunto questa reazione cutanea, si era gonfiata praticamente. È stata portata al pronto soccorso e niente, gli è stato chiaramente somministrato il cortisone, sta in osservazione e poi ha fatto questa cura di cortisone antistaminico per 3 settimane. Chiaramente io penso che una reazione del genere, se fosse stato fatto un test come poi ha fatto al Meyer, perché lei i vaccini fa, esatto, lei adesso li facciamo tutti al Meyer, forse sarebbe stata evitata questa reazione, perché 2 vaccini insieme che al Meyer non li fanno, li fanno sempre dopo 2 mesi. Invece, insomma, almeno qui al pediatrico di Arezzo, il vaccino viene fatto a 3 mesi, ne vengono fatti 2 insieme, l'esavalente. Ecco, perché questo, torno un attimo dalla dottoressa, è un altro dei temi, diciamo, spesso criticati, no? Cioè, il motivo per cui si debbano fare insieme più vaccini. È un problema economico delle case farmaceutiche? No, non c'entra, assolutamente no. Allora, non so se la signora lavora, però molti genitori lavorano e non hanno la possibilità di portare i figli 20 volte nel corso di un anno, perché nel corso del primo anno le vaccinazioni offerte sono numerose. Il fatto di abbinare più vaccinazioni, a parte l'esperienza del Meyer, al Meyer lei l'ha portata perché la bambina aveva una reazione allergica, quindi era necessario che venisse somministrato un vaccino per volta. Però questo, il secondo richiamo l'ha fatto in 5 volte, cioè io sono andata 5 volte al Meyer perché chiaramente hanno dovuto somministrare un quinto ogni volta. Quindi ovviamente non è l'esperienza che si può proporre a tutti i genitori. No, ma perché ha avuto la reazione, però certo, magari ho pensato certo, che se fosse stato fatto un piccolo test... Non si prova nemmeno a proporre il rischio però. Esatto. Ecco, perché se non ci si informa, come è successo per la signora, e si propone il rischio che ciò succeda, chiaramente diciamo... diventa un po' un problema, insomma. Sicuramente no, cioè... alla signora sarà stato chiesto se la bambina stava bene, se certo, aveva avuto... È evidente che, come può succedere a lei o a me, se prendiamo un farmaco che non abbiamo preso prima e non abbiamo mai avuto reazioni allergiche, non possiamo escludere a priori che una reazione non ci sarà. Devo dire che la signora, immagino, che avrà anche potuto verificare se la struttura che ha vaccinato il suo bambino è stata in grado di gestire certo, l'evento. Sì, quello assolutamente. Ma un genitore volendo può richiedere la somministrazione singola o non esistono, diciamo, tra le cose che appunto è giusto, diciamo, sgomberare il campo, non esistono, ecco, questi, cioè le case farmaceutiche li fanno in abbinamento? Allora, per quanto riguarda l'esavalente, non c'è la possibilità di avere i vaccini singoli perché alcuni non vengono più prodotti. L'altra vaccinazione è lo pneumococco, che invece è da sola, quindi le iniezioni che la sua bambina aveva fatto a 3 mesi sicuramente erano 2, l'esavalente più lo pneumococco. Chiaramente c'è anche il problema della disponibilità, della forma farmaceutica in cui i vaccini sono resi disponibili. Ripeto, il fatto di abbinare nella stessa seduta più vaccinazioni ha l'obiettivo di andare incontro sia ai genitori per favorirne la possibilità di accompagnare i figlioli e anche per le strutture che, dovendo frazionare chiaramente i vaccini per tanti bambini in tantissime sedute, potrebbero avere difficoltà a consentire loro di rispettare i tempi del calendario vaccinale. Allora, in queste settimane il Codacons soprattutto ha annunciato una battaglia anche di tipo legale nei confronti del decreto, addirittura è arrivato a denunciare in 5 procure il ministro Lorenzin, poi c'è stato uno scambio di annunci, di denunce tra il Codacons e l'AIFA, visto che in una conferenza stampa il Codacons ha diffuso una relazione che era destinata alla Procura di Torino. Allora, noi abbiamo intervistato il referente aretino del Codacons, l'avvocato Calussi, sentiamo che cosa ci ha detto. Sì.
Si parla molto di vaccini in quest'ultimo periodo, anche a seguito del decreto che prevede l'obbligatorietà dei vaccini per l'iscrizione scolastica. Ecco, il Codacons ha denunciato il ministro Lorenzini e l'AIFA perché? Dunque, il Codacons è molto sensibile a queste problematiche e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di questo decreto legge, ben valutando se effettivamente questo decreto va a ledere quello che è il diritto del singolo consumatore. In tal senso sta valutando se effettivamente è lecito imporre a tutti i bambini, come sappiamo, delle scuole, asili nido, elementari e quant'altro, di subire 12 vaccinazioni contemporaneamente con un unico vaccino. In realtà obiettivo e richiesta del Codacons è quello di poter ottenere il diritto a vaccinarsi singolarmente, quindi poter fare dei singoli vaccinazioni, ma soprattutto poter fare anche un percorso pre-vaccinazione onde valutare eventuali controindicazioni al test stesso. Il Codacons propone ai propri associati, quindi tutti i consumatori, di poter avanzare un'istanza all'AIFA e anche alle singole ASL per poter fare un percorso pre-vaccinazione e per poter anche richiedere una vaccinazione singola e non collettiva. Ecco, è uscito proprio nelle ultime ore un fascicolo delle reazioni avverse dovute dai vaccini. Sì, abbiamo dei casi di reazioni anche molto gravi, si parla di bambini purtroppo deceduti, anche altri casi meno gravi, ma comunque una certa fascia di bambini che hanno subito delle conseguenze in virtù di questa vaccinazione che vede, come sappiamo, 12 vaccini contemporaneamente. Dunque, il decreto prevede delle sanzioni abbastanza importanti, perché al di là di quella che può essere una sanzione pecuniaria, che va da 750 euro a 6.000 euro circa, ma prevede anche la mancata iscrizione alla scuola, si parla di asilo nido, si parla di asilo ed asilo nido, ma prevede addirittura l'eventuale segnalazione al Tribunale dei minori per un'eventuale sospensione della patria potestà. Ora, questo è un argomento molto importante e molto delicato, quindi è chiaro che un genitore non è che in automatico viene sospeso da questo tipo di diritto, ma ovviamente ha diritto di difendersi davanti al tribunale competente per ovviamente vedere non sospesa la propria potestà genitoriale, che è una cosa molto molto importante ovviamente. Si potrebbe arrivare, secondo lei, realmente alla sospensione di una patria potestà? Secondo me assolutamente no. La sospensione della propria potestà è una cosa molto grave, molto importante. Un genitore ovviamente va incontro a questo tipo di sanzione solo con comportamenti molto molto più gravi. Però essendo una materia innovativa, perché ovviamente il decreto è appena uscito, e sarà una questione da affrontare nelle opportune sedi. Non vi è giurisprudenza in questo senso e pertanto ci affidiamo un po' alle esperienze diverse. Comunque ritengo che una sospensione della patria potestà debba passare da comportamenti ben più gravi. Allora, intanto si è aggiunto Massimo Davanti, che è un altro genitore, grazie di essere Buonasera con noi. Tutti, torno un attimo dalla dottoressa Laura Occhini per sapere se, ovviamente lo scopo del decreto è aumentare i vaccinati, se il metodo utilizzato, no? Quindi anche il modo in cui è stato annunciato, i provvedimenti, queste sanzioni, al di là se saranno applicabili o no, però insomma, sono sanzioni sicuramente abbastanza pesanti, se questo invece paradossalmente, creando più divisione, ha creato ancora più contrarietà di prima, da un punto di vista di chi ascolta. Provo a fare velocissimamente un tratto psicologico delle persone che poi hanno tendenze, come si chiamano adesso a livello di senso comune, anti-vax, ok? Nel momento in cui io ho una posizione estrema, quindi ho un'opinione radicata e sono parte di una minoranza, io mi aggancio fortemente a quella convinzione. Tutto ciò che mi viene detto contro quell'opinione, proprio basandosi sul problema della paura e dell'ignoranza che ho detto sopra, cosa succede? Io mi aggancio ancora di più alla mia opinione e reputo che tutti quelli che mi vogliono far pensare qualcosa di diverso in realtà siano persone che vogliono il male mio o dei miei figli, cioè il famoso complottismo. Ok? La tendenza psicologica al complottismo è una tendenza che viene fuori nel momento in cui io sono fermamente radicata in un'opinione, ho paura di uscire da quell'ambiente mentale e nel momento in cui qualcuno cerca di farmi capire che forse la mia posizione è sbagliata, io immagino che di là ci sia un nemico e questo chiaramente mi polarizza e mi fa essere anche molto più aggressivo. Massimo, il tema, ecco, più che vaccini sì, vaccini no,
qual è quello peculiare secondo voi genitori? Cioè quello dell'informazione, della trasparenza, che secondo voi, ecco, c'è o non c'è questa trasparenza? Allora, oggettivamente secondo me la trasparenza c'è, va cercata, e mi spiego. Abbiamo a disposizione pediatri che ci seguono giornalmente, perché chi ha bambini piccoli come me è impossibile che riesca a gestire le malattie, anche quelle normali dei figli, senza un ricorso continuo al pediatra. E poi, ce l'ha spiegato anche la dottoressa prima, c'è comunque un servizio vaccinale. L'importante è avere il tempo di ascoltarli, secondo la mia modesta opinione, perché talvolta, presi dalle corse quotidiane in cui tutti siamo in pratica impegnati, ci dimentichiamo di prenderci un attimo per ascoltare l'opinione di un tecnico, fra virgolette, in questo caso di un medico, che ci può togliere quei dubbi, quelle paure che capisco che molti possano avere. Io ho due bambine piccole di 1 anno e 4 anni, non ho assolutamente avuto dubbi sulla vaccinazione. Mi è stato spiegato sia dal pediatra di famiglia che quando mi sono presentato poi al Pionta all'ufficio vaccinazioni, e sono andato con serenità sapendo che ci potevano essere questi rischi marginali, che però porto tutti a ragionare su una cosa sola: se abbiamo un mal di testa prendiamo un'aspirina, se leggiamo il bugiardino dell'aspirina c'è scritto che in un caso su 1 milione ci possono essere delle, diciamo così, reazioni avverse, anzi proprio la morte, in buona sostanza. Tutte le pubblicità delle medicine non può causare. In fondo c'è scritto chiedere al farmacista, e noi al farmacista chiediamo. Sì. E perché non chiedere al medico allora? O non ascoltarlo se ci parla, insomma. Questo è la stessa cosa, sì. Diciamo, c'è più o meno lo stesso rischio nel fare una vaccinazione. Non si capisce perché la vaccinazione debba dare così tanti pensieri, se abbiamo dei professionisti che ci possono spiegare per filo e per segno come evitarli. Ma i professionisti che al Codacons hanno spiegato altre cose, però, ma evidentemente l'opinione del Codacons non sì. Se lo sono fatta con però Franchini, diciamoci una cosa, sì. Talvolta i professionisti si dimenticano la scienza su cui si sono formati, perché si spera che si siano formati i medici sulla scienza, magari anche per, e ce lo dimostra il caso del dottor Wakefield in Inghilterra, per un calcolo personale di vendere un secondo tipo di vaccino contro il morbillo. Sì. Ha fatto scatenare 15 anni fa quella famosa epidemia che ha portato a conseguenze letali decine di bambini in Inghilterra, e quella non è un'opinione, quella è la realtà dei fatti, insomma. Nata da un'opinione, però molto di parte. Sono casi che non è stato non sono proprio nostri. Un falso clamoroso. Sì. Esatto, esatto. Un falso clamoroso con la finalità di sviluppo di interesse personale, che ha determinato delle conseguenze che lei non può neppure immaginare dal punto di vista di diffusione di malattie e di effetti avversi. Sì, però la gente non è che ricerca altri vaccini, vuole capire bene. Qui è nel giusto. Nostro caso in Italia non si cercano altri vaccini, cioè non c'è altri. Se non posso. Qui dicono che sì, eventualmente bisogna stare attenti. Se posso, Franchin. Prego. Intanto l'avvocato del Codacons ha affermato diverse inesattezze, sì. Tipo che i 12 vaccini vengono fatti tutti insieme. Non è così. Non è così, perché comprendono l'esavalente, che viene effettuato con 3 dosi nel primo anno di vita. Il vaccino antimeningococco B, che viene somministrato separatamente dagli altri vaccini, il vaccino contro il meningococco C, 1 dose nel secondo anno di vita, e le 4 vaccinazioni contro i virus morbillo, parotite, rosolia e varicella, che vengono somministrate con una iniezione unica nel secondo e al 5º-6º anno di vita, quindi non sono tutti insieme. E vorrei anche chiarire una cosa: noi siamo circondati da batteri, da virus, da agenti che non si vedono, e il nostro sistema immunitario è fatto proprio per difendersi. Gli antigeni che vengono somministrati con le vaccinazioni fin dal primo anno di vita rappresentano un impegno minimo per il nostro sistema immunitario e, d'altra parte, consentono di proteggere i nostri bambini il prima possibile. Vi faccio presente che in Toscana, 2 anni fa,
Sono morti 3 bambini di pertosse nel primo anno di vita. Si può morire di pertosse? Perché presa molto presto, purtroppo determina insufficienza respiratoria, encefalopatia anossica e si arriva a morire. Voglio dire, purtroppo nel genitore c'è la percezione, no, di non avere pieno controllo, perché chiaramente ci vuole del tempo per far comprendere le motivazioni, ma assicuro che le motivazioni ci sono e sono a vantaggio del bambino. Questo vorrei sottolinearlo. Ecco, volevo far commentare, così chiudiamo anche questa parentesi sul Codacons, perché nella conferenza stampa nazionale sono stati diffusi dei dati, io non so se questi dati, glielo volevo far commentare perché sono numeri, se secondo lei sono dati spropositati, che sì, deriverebbero, dal, così è stato detto, no, da questa relazione dell'AIFA. Se li vediamo un attimo, 2014-2015, dove su, nel caso dell'esavalente, su 1857 credo casi di reazioni avverse, segnalazioni, infatti su questa parola mi volevo soffermare, casi gravi sarebbero 168, il 9%, diventano il 14% nel 2015. Se guardiamo l'altra schermata, su segnalazioni 2016, su 702 casi, qui siamo passati al 20,2%. Vogliamo spiegare che cos'è una segnalazione, perché non è un caso accertato, certo, ovviamente. Come accennavo prima, esiste un sistema di monitoraggio sugli effetti collaterali da farmaci e da vaccini che si chiama farmacovigilanza. Presso la nostra farmacia territoriale dell'azienda Sud-Est abbiamo un sistema di raccolta di tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse. Perché sospette? Perché sono anomalie, alterazioni dello stato di salute osservate dopo la somministrazione di un farmaco o di un vaccino. Queste reazioni vengono, come dire, raccolte e poi integrate, elaborate e inviate ad AIFA, che le pubblica dopo con questo tipo di pubblicazione, di condivisione, insomma, con gli interessati. Da tenere presente che per reazione grave, per definizione, si intende una reazione che ha portato all'ospedalizzazione, anche se questa è durata un giorno e magari si è risolta completamente. Quindi, ripeto, le reazioni sono sospette, la gravità può essere effettivamente una reazione più grave, ma poi va visto nel dettaglio. Se può essere utile, in provincia d'Arezzo nel 2016... Ecco, infatti volevo sapere questo. Su 130.000 vaccinazioni eseguite abbiamo avuto 23 segnalazioni di effetti avversi, di cui 14 lievi, legate soprattutto a reazioni locali, 9 gravi, ma tutte completamente risolte. Quindi una media molto più bassa rispetto a questa dell'AIFA. Io penso una cosa, sì, come proporzione fra lievi e gravi. Penso una cosa comunque, che quanto più segnalazioni sono prese in considerazione, quanto meglio funziona il sistema di farmacovigilanza. Per cui noi vogliamo sapere se l'utente che ha ricevuto un vaccino ha avuto un effetto collaterale. A noi serve e serve a chi li raccoglie per verificare se ci possono essere segnali di allarme. Quindi il sistema c'è, il sistema funziona. La segnalazione può essere fatta direttamente dal cittadino, dal medico che ha vaccinato, quindi della struttura, o dal pediatra, da uno specialista che abbia visto un medico ospedaliero, dal farmacista. Praticamente chiunque può fare la segnalazione, può essere fatta anche online, e il nostro servizio di farmacovigilanza è disponibile ad aiutare chi voglia farla, diciamo, da sé, direttamente. Allora, tra poco sentiremo il pediatra, il professor Farnetani, che avevamo sentito, ma è sempre molto attuale, quando la Regione Toscana aveva annunciato appunto il provvedimento, no, per sempre legato alla vaccinazione, rapporto tra vaccinazione e iscrizione a scuola. Come dovrebbe migliorare
questo sistema, ecco, per migliorarlo, che cosa mi sentite di chiedere? Diciamo che una cosa ragionevole è questa qui. Ci siamo resi conto, parlando tutti, che uno dei punti, diciamo, di crisi è il fatto che magari la comunicazione può non raggiungere tutti, no, in maniera chiara, e magari comunque lasciare dei dubbi su qualche genitore. Questo ce se ne può rendere conto e lo si può condividere o meno. Allora si può benissimo chiedere, ce l'ha spiegato appena adesso la dottoressa, una maggiore farmacovigilanza, quindi una maggiore sicurezza di quello che si va a utilizzare per fare i vaccini. In fondo nel mercato ci sono vaccini che di fatto sono fatti da case farmaceutiche, perché per loro è un'entrata. Sicuramente io scanso i dubbi, qualcuno dirà ma le case farmaceutiche ci guadagnano, quindi vogliono far vaccinare tutti. Sì, ma pensate che uno che sta in ospedale una settimana faccia guadagnare meno una casa farmaceutica che poi vende agli ospedali, al servizio sanitario, tantissimi medicinali per curare una persona che finisce in terapia intensiva? Questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, e la risposta che ho trovato è: se c'è una parte della popolazione un po' più scettica, bisogna rispondergli, magari anche prendendo dei presidi ancora più validi, ancora più innovativi, che magari scansino gli ultimi dubbi e abbassino quei problemi di reazioni avverse che, se c'è una buona farmacovigilanza, si cerca di andare a limare. Ce lo diceva poche settimane fa il professor Garattini, che è di fatto il direttore dell'unico istituto di farmacovigilanza italiano, che è l'Istituto Mario Negri di Milano, che diceva che sono rimasti loro l'unico baluardo della farmacovigilanza su tutti i campi. Forse da cittadini dovremmo chiedere maggior sicurezza anche da questo sarebbe punto di vista. AIFA, comunque. Sarebbe l'AIFA, sì. Sempre l'AIFA. Però. Che poi, se non sbaglio, nella spesa sanitaria, sono stati diffusi dei dati, la spesa per vaccini è una minima parte. Il 10%. I farmaci più venduti sono quelli per la gastrite. Quindi il business, se business è quello lì. È tutt'altra cosa. Allora, un attimo sentiamo il professor Farnetani che cosa ci ha detto. Noi abbiamo visto che i vaccini, quando sono obbligatori, si riesce ad avere una copertura vaccinale non solo per proteggere i singoli bambini, ma per far scomparire la malattia. È scomparso il vaiolo, che oggi non si fa più la vaccinazione, è praticamente scomparsa la poliomielite e oggi si fa un vaccino tipo Salk estremamente leggero. E questo non è avvenuto per le vaccinazioni che non erano obbligatorie. Dal 1975 che abbiamo a disposizione un vaccino contro il virus del morbillo. Ebbene, non siamo riusciti ancora ad eradicare questa malattia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva creato l'obiettivo nel 2000 senza morbillo. Siamo al 2017 e ancora non abbiamo una copertura vaccinale sufficiente. Ora però, nel momento attuale, bisogna tranquillizzare i genitori, nel senso: attenzione cari genitori, voi dovete far vaccinare il vostro bambino, fare i richiami come previsti, e a questo punto voi siete protetti. Se nella scuola ci sono bambini non vaccinati, non è che rischia vostro figlio, rischia il bambino che non è vaccinato. Questo per il momento. Il fatto che alcuni vaccini siano obbligatori e altri raccomandati non significa che alcuni sono importanti, altri meno importanti. I vaccini sono tutti importanti. Ripeto, i vaccini obbligatori vanno fatti, quelli non obbligatori io consiglio di farli tutti. Se io dovessi dire, fra i vaccini non obbligatori, quelli che io ritengo più importanti è quello contro il morbillo. Allora, un'altra, siamo quasi in chiusura, un'altra contestazione, tra virgolette, o comunque riflessione, l'abbiamo sentita prima anche nella gente, no? Soprattutto magari chi è avanti con gli anni, dice: io il morbillo l'ho avuto. Anch'io. L'ho avuto anch'io. Io l'ho avuto da adolescente. L'abbiamo avuto. Scelta, tutto. E non è mai stato un grande, come percezione interna, no? Un grande problema. Quindi addirittura ci raccontano i nonni che chi addirittura prendeva la varicella e il morbillo li faceva stare insieme ai bambini sani per farglielo prendere anche al bambino sano, di modo che poi non gli venisse da adulto. È vero.
Prego, confermi. Sì, vero. Sì, sì. Però, allora, perché è diventato un problema oggi? Benissimo, noi avevamo questa percezione perché siamo cresciuti fianco a fianco con le malattie esantematiche del periodo infantile. Non c'erano allora le vaccinazioni, quindi dovevamo passare per questa strada. Però forse non tutti sanno che ogni 1000 casi di morbillo si può verificare un caso di encefalite morbillosa. Un paio d'anni fa è morta a Roma una bambina di panencefalite subacuta sclerosante, che è una forma gravissima post-morbillosa. Si può morire di varicella. La varicella presa in gravidanza può determinare gravissime conseguenze per il feto. La rosolia presa in gravidanza può determinare gravissime malformazioni per il bambino. Che dire, probabilmente il tipo di informazione che c'era in passato non metteva, come dire, i genitori in grado di avere effettivamente le possibilità di conoscenza così approfondite, e poi le vaccinazioni non erano così disponibili. Oggi credo che questi rischi debbano risultare inaccettabili per un genitore. Ricordo che se su due piatti della bilancia noi mettiamo i rischi della malattia e i rischi da vaccinazione, ma non c'è paragone, neppure lontanissimo. Per cui credo che un genitore, ecco, debba riflettere prima di operare una scelta. Sono d'accordo con quello che diceva prima la dottoressa, la psicologa. I genitori convinti di non vaccinare non vaccineranno. Abitualmente ci inviano delle lettere con una serie di quesiti infiniti di cui penso che non conoscano neppure il vero significato. Nonostante che noi ci mettiamo molto tempo a redigere delle risposte, queste restano senza esito. Magari, ecco, il nostro obiettivo è quello di raggiungere i genitori cosiddetti esitanti, no? Quelli che hanno dei dubbi, che hanno voglia di capire e magari vogliono anche crearsi un'opinione personale per decidere con maggiore consapevolezza. Siamo a disposizione, sono a disposizione i vostri pediatri, i vostri medici di famiglia, per cui io credo che ci sia la possibilità, no, di poter instaurare un colloquio produttivo. Ultimissima cosa a proposito di pediatri, no, perché ci sono stati, no, due casi di radiazioni, no, in altre regioni. Intanto le chiedo se è d'accordo, nel senso, con questi provvedimenti, in chi da medico però esprimeva delle perplessità o alto anche oltre, e se nel nostro territorio, senza sapere chi, ovviamente non ci interessa, se ci sono dei casi di pediatri, diciamo, che sono un po' critici. Senta, la questione è molto delicata, però io non credo che di fronte a un'appendicite acuta un chirurgo possa dire: io non credo che l'intervento chirurgico in questo caso possa essere necessario perché potrei avere degli effetti avversi e quindi se la deve cavare da sé. Per cui dico che chi opera in questo campo, nel campo delle vaccinazioni, è personale sanitario esperto, che si documenta, che deve fare formazione sulle vaccinazioni, formazione su quello che esce di nuovo. Pensiamo anche al numero di vaccinazioni notevole uscite negli ultimi anni. Non si vaccina più soltanto per la malattia infettiva, ma anche per prevenire tumori. Quindi le frontiere delle vaccinazioni ci offrono veramente delle prospettive molto vantaggiose. Poi sulla radiazione, sulla sospensione, sulla gravità della sanzione, ripeto, non entro nel merito, però credo che una dimostrazione, un segno sia opportuno e vada dato. Siamo in chiusura, e sei più informato adesso, Piero? Sì, io sono informato, quindi, ecco, io come sempre riporto... Credo sia stata una trasmissione molto utile, perché abbiamo, insomma, quella, scollegato, appunto, un po' io ho cercato di essere magari anche un po' aggressivo, per dire, perché chiaramente così si spiega un pochino di più, perché è chiaro, no, per tutte quelle persone che magari, come diceva appunto la dottoressa, che poi tra l'altro
fanno una serie di domande e poi non si ripetono più, come dire, nonostante le risposte, per dire, ecco, quelli sono quelli appunto che magari sono, arrivano a essere anche aggressivi, per dire, no, per, su, sulle scelte. Quindi, ecco, io credo che però, ecco, informazioni così vanno bene, e quindi, ecco, poi dopo magari ci sarebbe da parlare, perché noi facciamo i vaccini, ralleviamo la gente, poi dopo magari la sanità a sua volta, magari uno ha un male e per fare un, le lunghe file di attesa, e allora lì non importa più, però vabbè, questo è un altro discorso, cioè, di cui diciamo, abbiamo una certa età che si è visto, si è visto, ci interessano i vaccini, no, invece guardi, un vaccino non è solo per i bambini, anche per gli anziani, è per noi e anche per le persone più grandi di noi. Ci sono vaccinazioni per tutte le età, assolutamente, e aiutano e servono. Cioè. Sì, ma ripeto, però certe volte magari dopo ci si dimentica sia del vaccino che... Sulle liste d'attesa possiamo come cittadini e utenti, perché poi interessa a tutti anche parlarne. Sì, lo so. E noi ne abbiamo parlato. La conclusione, quindi alla fine, insomma, la comunicazione sotto tutti i punti di vista. La comunicazione è fondamentale. Purtroppo dobbiamo tornare a delle forme di comunicazione estremamente paternaliste. Perché non c'è bisogno di paternalismo da parte dello Stato laddove c'è un cittadino che ha interesse a informarsi e ha soprattutto la voglia di farlo seguendo quella che è la scientificità dell'informazione. Grazie alla dottoressa Laura Occhini, grazie ai genitori che sono stati con noi, Maristella e Massimo, alla dottoressa Maria Teresa Maurello, dirigente della nostra ASL, grazie a Piero Franchini, che però rimani perché dopo la pausa invece parleremo di elezioni di Monte San Savino con i tre candidati a sindaco. Buonasera. Buonasera. Via.